Ciao a tutti, sono Giovanna e oggi per Three Good News parleremo di pasta madre. La pasta madre ha molti nomi: crescente, pasta acida, lievito madre, ma non è nient'altro che un impasto di acqua e farina in cui sono presenti dei fermenti e dei batteri che la fanno lievitare. Questo è il metodo più antico di lievitazione esistente. All'interno cosa ci sono? Ci sono i saccharomiceti cervisiae, cerveza, birra, quelli del cubetto di lievito di birra. E i lattobacilli, quelli che fanno la pubblicità che ci sono nei barattolini e fanno tanto bene al nostro organismo. Dove trovare la pasta madre? La pasta madre solitamente viene donata o spacciata, ma comunque gratuitamente, e ci sono alcune panetterie o dei siti apposta di persone che la regalano perché se ne produce veramente tanta. E non vi consiglio di produrla in casa perché il metodo per farla diventare matura è un po' lunga, ma comunque si parte sempre da un impasto di acqua e farina. Per tenerla in vita, attiva, ha bisogno di essere rinfrescata, ovvero dobbiamo andare a nutrire questi organismi che sono al loro interno. E per nutrirli basta solo acqua e della buona farina. Cosa si fa? Si prende la pasta madre e la si pesa. Questi sono circa 100 grammi. A questi 100 grammi si aggiunge lo stesso peso in farina e metà del peso in acqua. Si fa un impasto come questo, si fa una pallina, gli si fa una croce sopra, in questo modo, e si apre una specie di fiore. Quando dopo 2-3 ore questo si aprirà, avremo una cosa di questo tipo, completamente piatto. A quel punto sappiamo che la nostra pasta madre è pronta per essere utilizzata. Possiamo prenderne una parte e utilizzarla, per esempio, in un pane, e un'altra parte la possiamo mettere in frigo in cui si può conservare per 4-5 giorni, oppure tenerla a temperatura ambiente e il giorno dopo andremo a rinfrescarle. Le dosi di una pasta madre all'interno, per esempio, di un pane, se la ricetta prevede 600 grammi di farina, noi metteremo un circa 200 grammi di pasta madre. La percentuale varia molto perché dipende dalle forze delle farine, dalla temperatura dell'ambiente, dal tipo di lavorazione e soprattutto da quanto tempo si intende lievitare questo pane. Le tempistiche sono abbastanza lunghe, andiamo dalle 6-8 ore o anche alle 12-24. Per esempio, per i panettoni ci sono lievitazioni con tempistiche molto lunghe. Quindi l'unico, diciamo, svantaggio è quello del tempo, ma verrà sicuramente ripagato perché un pane fatto con la pasta madre ha una conservabilità altissima. Si conserva per 5 giorni, produce paraffina in superficie, quindi non fa muffe, ha un sapore unico, ma soprattutto fa bene al nostro organismo. Per ora è tutto, vedremo delle ricette nelle prossime puntate. Un grosso saluto e buona lievitazione a tutti da Giovanna. Ciao!